Universitario Livio Luzzi di Camerino, qui si giocherà la partitissima, quella fra la squadra locale del Camerino e la Folgore Castelremondo. Abbiamo sentito i due tecnici. Giulio Gagliardi, allora siamo alla vigilia della partita, una delle partite più importanti di questa stagione. Come si affronta la Folgore Castelremondo? Come si affronta? Si affronta con tanta umiltà, tanta determinazione, consci di quello che noi sappiamo vogliamo fare, però con la massima accortezza e soprattutto lottare fino alla fine. Per quanto riguarda questa partita, si gioca con 90 minuti, comunque in caso di parità avete un minimo vantaggio. Il doppio vantaggio del pareggio non è importantissimo, è logico che si gioca nell'arco dei 120 minuti, non si possono fare i calcoli, sono partite che non si possono fare i calcoli, dove uno dall'inizio deve giocare per vincere, come noi, come loro sicuramente. La Folgore Castelremondo è una squadra rivelazione, anche col Rione Page era andata sotto, poi ha avuto la forza di reagire. Questo la preoccupa? Certamente, perché è una squadra giovane, è una squadra che sta facendo molto bene e mi preoccupa assolutamente, ma io sono fiducioso nella mia squadra, so benissimo i pregi e i difetti della mia squadra, noi cercheremo di fare il meglio per vincere la partita. I tifosi potrebbero essere una marcia in più. Sicuramente non ci siamo abituati, però ripeto, adesso al di là l'aspetto sportivo secondo me è importante perché sono due società che rivengono dal basso, nel senso hanno pagato magari i bagordi del passato e questa è una bella vetrina per tutte e due le società che stanno ben lavorando per il futuro. Sono sicuro che al di là dell'aspetto sportivo il futuro sarà di queste due squadre. Valentino Amore, siamo alla vigilia di questa partitissima importante, il derby dei derby, è una sfida che tutti attendono a Castelremondo ma anche a Camerino. 90 minuti e non solo, decisivi per voi? Sì, per noi sono decisivi, come era decisiva la partita del Rione Pace, perché abbiamo un solo risultato, la vittoria. Però sto contento di questo perché almeno affrontiamo la partita nel giusto modo, dobbiamo dar tutto e alla fine speriamo di ottenere un risultato positivo che per noi è la vittoria. Lei giustamente deve vincere, la sua squadra a Macerata, eravate andati sotto, poi avete avuto la forza di reagire. Sì, abbiamo fatto un gran secondo tempo, non avevamo più niente da perdere, a livello sia fisico che mentale siamo venuti fuori, loro forse sono un po' calati e siamo riusciti a fare questi due gol che ci ha portato a giocare una finale che è un sogno per noi. Che cosa teme del Camerino? Il Camerino è una squadra molto organizzata, giocatori di categoria, è stata costruita per far bene, ha già giocato una finale contro di loro, per noi è una soddisfazione. All'inizio l'obiettivo era la salvezza, una volta raggiunta la salvezza ci siamo guardati in faccia, pian piano siamo detti proviamoci e alla fine siamo riusciti ad arrivare a questa grande partita che l'aspettiamo bene. I tifosi, un invito particolare? I tifosi speriamo che siano numerosi, ci vengano a sostenere. Prima di tutto sia una bella giornata di sport e poi vinca il migliore. Vigilia della partitissima, del derby fra il Camerino e la Folgore Castelremondo, un preparatore d'eccezione, Gianluca Broglia. Come vedi tu questa partita? Ma la partita sicuramente spero che sia una bellissima partita, prima di tutto. Poi quando si giocano queste partite così importanti, per di più con due squadre che sono praticamente a 5 km di distanza una dall'altra, le variabili sono tantissime, perciò l'emozione, lo stato di forma, queste cose qua secondo me vanno in secondo piano. Sicuramente sarà una partita più giocata sui nervi che sulla tattica e la fisicità. Quanto conta la situazione atletica in questo momento di ogni giocatore? La condizione atletica? Ma la condizione atletica secondo me ormai conta, non dico poco, però molto di meno rispetto a prima, perché a questo punto, a meno che uno non abbia dei problemi fisici particolari, tutti sono preparati e tutti hanno sulle spalle 90 minuti di partita senza nessun problema. La forma mentale, invece, come dicevo, è sicuramente la cosa predominante.